E Silvia? L'abbiamo lasciata in via Salita Renella, con Francesco per mano, lui e il suo zainetto giallo, con Alessandra che li guarda dal terrazzo. Solo che nel posto sbagliato, Silvia. Lei non lo sa, ma si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quartiere Vomero, Salita Renella, ore 12:50, 10 minuti prima dell'una. C'è una guerra per il controllo della zona collinare della città. C'è una faida tra due clan, gli Alfano e i Caiazzo. Si cercano e quando si trovano, si sparano e si ammazzano tra di loro. Ma questo Silvia non lo sa, lei non c'entra niente. Sta solo tornando a casa con suo figlio per mano. Su per quella stradina stretta in salita, la sua unica preoccupazione sono i motorini che sfrecciano velocissimi. Così tiene stretto per mano Francesco e non ci pensa che all'improvviso possa cominciare una sparatoria. Proprio lì, Salita Renella, quartiere Vomero, ore 12:50, 10 minuti prima dell'una. Mitra, pistole, fischiano i proiettili, scappano tutti, ma lei non ce la fa. Francesco vede sua madre cadere sul marciapiede e neanche si accorge di quello che è successo, perché è troppo piccolo. Giugno 1997, ore 12:50. Così muore Silvia Ruotolo. Anche se la camorra non è quella degli anni Ottanta, per ammazzare, ammazza lo stesso. E anche i suoi traffici sono gli stessi. Traffico d'armi, traffico di stupefacenti, organizzato attraverso il controllo capillare di ogni piccolo spacciatore. Contrabbando di sigarette, ma non più per l'Italia, per l'estero. La camorra acquista partite di tabacchi da paesi terzi, le fa passare attraverso l'Italia e poi va a rivenderli altrove. Lotto clandestino, scommesse sugli incontri di pitbull, smaltimento di rifiuti. E poi le estorsioni, le tangenti, il pizzo. La regola principe per un estortore è fare un danno all'imprenditore con un attentato, ma non distruggerlo del tutto. Alle volte a Napoli si sono verificati alcuni attentati che hanno avuto la conseguenza di distruggere del tutto l'impresa. Allora quell'attentato non è un attentato che parla all'imprenditore, è un attentato che parla invece a tutti gli imprenditori, cioè serve per creare un clima di terrore sul territorio e quindi di affermazione di forza. Tangenti sul traffico di opere d'arte rubate, tangenti sulle merci taroccate, sulle griff false e i video CD pirata, tangenti anche sui frutti di mare venduti nei ristoranti. E l'usura. L'usura è un flagello a Napoli. Dove vi è povertà, dove vi è emarginazione sociale, c'è sempre l'usura. Io penso al piccolissimo bottegaio, al salumiere, alla piccolissima famiglia monoreddito. Questi sono i soggetti a rischio dell'usura. E l'usura nella stragrande maggioranza è praticata dalle figure tradizionali degli usurai. Il commerciante stesso che fa l'usuraio, il commercialista, la signora nel quartiere, figure purtroppo tutte conosciute. Poi c'è la camorra, che interviene come attività di secondo livello rispetto all'usura. Quando c'è bisogno, quando i soldi diventano tanti e c'è bisogno di esercitare una capacità intimidatoria per avere la restituzione dei soldi, e soprattutto la camorra interviene nell'usura quando è interessata ad appropriarsi della proprietà di un'azienda. Allora a quel punto l'usura è strumentale, non è più l'interesse, l'obiettivo del camorrista, avere l'interesse a strozzo, ma è avere la proprietà dell'azienda. Ma soprattutto, come il terremoto per la camorra degli anni Ottanta, per la camorra di oggi ci sono le grandi opere pubbliche, i grandi appalti, come l'alta velocità, la terza corsia della Salerno-Reggio Calabria, il recupero della zona di Bagnoli, la ricostruzione di zone colpite dai disastri naturali come quella di Sarno.
Sono tutte cose che servono, cose di cui c'è bisogno. Ma se la camorra ci mette sopra le mani, costano di più e poi non funzionano, come per il terremoto. Se la camorra riuscisse a mettere le mani, a condizionare questi grandi investimenti di opere pubbliche, tu avrai un'ipoteca per i prossimi decenni sulle imprese e sull'economia napoletana. Cioè tu non avrai più imprese che potranno concorrere liberamente sul mercato. Qui la parte, la posta in gioco non è di tipo criminale, qui è in gioco la prospettiva economica di una comunità. C'è una commedia di Edoardo De Filippo che si intitola Il sindaco del Rione Sanità e parla di un camorrista, un personaggio saggio e umano, anche se feroce, che amministra la sua giustizia con un certo equilibrio. La realtà è diversa, almeno adesso. Stesso Rione, Rione Sanità, 19 maggio 1990. C'è una festa in famiglia a casa del signor Pandolfi, che ufficialmente fa il venditore ambulante, ma in realtà è un camorrista del clan Giuliano. Un gruppo di killer all'improvviso sfonda a calci la porta vetri dell'appartamento. Vogliono lui, il camorrista, ma il signor Pandolfi ha in braccio suo figlio Nunzio. I killer sparano e li ammazzano tutti e due. Nunzio aveva 1 anno e mezzo. Non si può pensare che la camorra si possa vincere dall'oggi a domani o che basti una legge o un provvedimento. Purtroppo il punto di forza della camorra non sono i camorristi. Il punto di forza della camorra è una mentalità che purtroppo è molto diffusa nella comunità. Ed è quella mentalità che si chiama omertà, ma è anche quella mentalità che ad esempio ti porta a vedere nel poliziotto un nemico, nello Stato qualcosa di cui non fidarsi, nel carabiniere il soggetto corrotto. Allora tu devi costruire una nuova mentalità. Qui finisce la nostra storia, per adesso. Perché a Napoli si spara e si muore ancora, anche gli innocenti, anche i ragazzi che non c'entrano niente. Perché c'è ancora questo brutto problema che pesa sulla gente e che una città come questa sicuramente non si merita.